Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana si è tenuta una nuova seduta dell'organo legislativo regionale all'attenzione il rendiconto 2022 approvato a maggioranza. Voto favorevole all'unanimità invece per un ordine del giorno che invita a destinare parte dell'avanzo alle popolazioni e alle aziende colpite dal forte maltempo in Alto Mugello. È stato approvato dall'Aula il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 a favore della proposta di delibera. Ha votato la maggioranza, mentre il gruppo della Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. È un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche eh, al futuro, le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale. Dalla Giunta eh, che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa: non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica. Anche da, anzi, dal, dal punto di vista del consuntivo, possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio. Una per tutte è il risparmio di 300.000 euro sulle utenze, in tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di eh, attenzione particolare. C'è un avanzo d'amministrazione di 1.700.000 euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Il rendiconto del Consiglio regionale noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina Dovevamo votare prima del voto di stamani, come al solito, quindi il Consiglio non può entrare nel merito, ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace. L'abbiamo fatto presente al Presidente Gianni e al Presidente Mazzeo. A noi, intanto, è pazzo importante quello che è emerso dalle audizioni dei dirigenti: sono stati sentiti il Segretario Generale, è stato sentito il Dottor Mascagni. In particolar modo il dottor Mascagni ha messo in evidenza considerazioni che anche noi condividiamo, e cioè che gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio, in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali, come per esempio ormai va di moda al Covid, sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, eh, di, ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia perché anche gli eletti della minoranza, dell'opposizione, hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia oppure a non essere nemmeno presentate. Questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre prerogative. E questo, su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo. Il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto, un atto importante che ne determina. Da una parte, un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza. Se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport. Quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Approvato all'unanimità invece un ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliera del gruppo Misto Toscana domani, Elisa Tozzi, in merito alla destinazione dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello, colpiti dagli eventi meteorologici del 17 maggio scorso. Oggi eh, l'Aula, eh, in modo direi unanime e questo mi dà particolare soddisfazione, ha eh, votato un ordine del giorno con il quale si eh, impegna comunque una parte di quelle risorse ehm, a destinarle eh, diciamo, verso quelle zone che hanno subito danni ingenti, situazioni di grave difficoltà, che sono i comuni appunto colpiti dalle alluvioni d'Alto Mugello. Eh, sono zone che naturalmente soffrono di eh, situazioni eh, critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni eh, che hanno anche una difficoltà. Ad essere raggiunti molto spesso, la, la, diciamo, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per le attività economiche e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori eh, oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica diciamo, si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza possiamo fare anche dei piccoli, eh, direi anche dei, dei piccoli capolavori, perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Approvato anche il bilancio di ARPAT, l'Agenzia regionale per l'ambiente della eh, Toscana, in un momento cruciale ovviamente per questa tematica, ma non sono mancate le polemiche eh, in particolare sul ritardo con cui si è arrivato a, a questo provvedimento anche da parte della maggioranza dell'Aula. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L'Aula ha espresso il parere con 20 voti a favore del Partito Democratico, 11 voti contrari di Lega Fratelli d'Italia, gruppo Misto Toscana domani e un voto di astensione del Movimento 5 Stelle. A illustrare il provvedimento all'Aula la Presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è, qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo eh, dalla, dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023, un bilancio che prevedeva le spese del 2022 eh, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula eh, non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. Eh, ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la Regione in un momento eh, come questo dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR, va un po' meglio l'aspetto ormai eh, un po' annoso della mancanza di persone però bisogna che eh, ARPAT sia messo in condizioni da chi deve farlo di eh, presentare alla giunta, alla, alla giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio eh, che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti la possibilità di incidere sulle scelte. Su Arpad si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene: ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire che tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli che invece diventa strategico nella regione del Cheu e non solo. Il gruppo della Lega ha votato convintamente contrario a questo bilancio che, in primo luogo, arriva e giunge all'attenzione dell'Aula con un ritardo veramente inammissibile. Un ritardo che sostanzialmente, mette in difficoltà tutti come ha correttamente anche riconosciuto la Presidente della Quarta Commissione De Robertis nel rappresentare l'atto alla Commissione. La maggior parte, la stragrande maggior parte, dei bilanci delle società partecipate arrivano con un ritardo inaccettabile. E questo probabilmente è una riflessione da farsi, nessuno me ne voglia, anche in virtù probabilmente della delega che il Presidente della Regione ha e che probabilmente non riesce a dar seguito come dovrebbe dare. Da questo punto di vista abbiamo sollecitato una riflessione seria perché il quadro è un quadro già di per sé inaccettabile. Un sostegno a un'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente molto importante, Arpat sta riscoprendo un ruolo fondamentale. Per la tutela diciamo, della qualità non soltanto dell'ambiente ma soprattutto in un contesto come quello attuale dove molti lavori stanno partendo e dove serve vigilare anche sulla qualità ovviamente, della nostra vita nel territorio toscano, quindi la parte nostra, un ruolo strategico fondamentale che viene data a conferma e sostegno per quanto riguarda una votazione di un Consiglio regionale che dà manforte a un'agenzia che ha bisogno anche a sua volta di essere supportata e rafforzata. La maggioranza del Consiglio ha dato il via libera poi ad una legge sui cosiddetti siti estrattivi, le cave in esaurimento. I particolari. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha dato il via libera alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare, licenziata la settimana scorsa dalle commissioni Ambiente e Territorio e Sviluppo Economico e Rurale, riunite in seduta congiunta. Il provvedimento è stato approvato con 21 voti a favore da parte del Partito Democratico Italia Viva, 2 voti contrari del Movimento 5 Stelle, 5 astenuti tra Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana domani. La Lega non ha espresso il suo voto. Gli emendamenti presentati dalla Lega all'articolo 3 sono stati respinti dalla maggioranza. Abbiamo introdotto una norma per, secondo la quale i comuni eh, possono fare richiesta di autorizzare eh, l'estrazione all'interno di questi siti, che sono eh, non più attivi, per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore eh, al. Eh, ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. I comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo dando una compatibilità economica con l'estrazione. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa è riapparsa dopo sei mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato. I siti estrattivi di materiali pregiati come i marmi eh, ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede. E inoltre non ci è eh, sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto ai emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Ci siamo astenuti perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti. Avere sul territorio e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescano ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive. La preoccupazione è duplice: da una parte il fatto di non avere contezza piena di quello che succede sul territorio perché è vero che sono i comuni che prevedono i siti che sono in esaurimento e possono essere oggetti di piani di riqualificazione, ma secondo una dizione che non è semplicissima da leggere, ovvero sia con limitate potenzialità residue del sito estrattivo, che non si capisce bene cosa voglia a significare in italiano, almeno dal nostro punto di vista, perché tutti i siti estrattivi sono teoricamente esauribili e quindi c'è un livello di discrezionalità che a noi non piace. Per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano diciamo, di essere diseconomici e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali quindi richiesta dai territori e quindi diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito, rimane un po' anacronistica diciamo, dal punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle che, contrari a tutti anche su questo aspetto, vorrebbero diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.